Salve a tutti, salve a tutti. Io mi inginocchio. Cacciate, cacciate Stefano Pioli. Cacciate quell'idiota in panchina, cacciatelo. Tanto c'è tempo per preparare la partita con Napoli del 2 aprile e la partita di Champions. Shevchenko, Abate, chiunque. Chiunque, Pochettino, Zidane, chiunque, qualunque traghettatore, ma levateci, liberateci da questo scempio, liberateci da questo schifo, liberateci da questa confusione tattica, da questo idiota, da questa vergogna, da questa monnezza. Perché oggi, commentare questo scempio di partita, è veramente difficile. Perché oggi è l'emblema della confusione tattica, mentale, tecnica, preparazione, schifo di quello là. Quello stasera ha fatto letteralmente pena. Abbiamo approcciato la partita a cazzo. Abbiamo preso un gol per cominciare a giocare. Ci hanno dovuto far ribattere un rigore per fare gol e grazie a Dio il mio zio ha segnato, se no avevamo fatto letteralmente schifo. È partito col 3-4-1-2, è partito col modulo nuovo, quello che ha messo a febbraio per salvare il suo staff. È partito con quel modulo, poi è tornato al 4-2-3-1, poi ha finito con 4 attaccanti col 4-4-2. Non ci ha capito un cazzo, è da gennaio che quello non ci capisce un cazzo. Sono 3 anni che fai cambi a cazzo, 3 anni che non ci capisce un cazzo, esoneratelo, esoneratelo, mandatelo a fanculo, tanto con Napoli ci vanno solo i giocatori e magari passano il turno, non c'è bisogno di lui che non ci capisce un cazzo, non ci ha capito letteralmente niente. Stasera non ci ha capito letteralmente un cazzo. Sono in ginocchio a chiederne l'esonero. Tanto c'è tempo. Ce la facciamo. Ce la facciamo a preparare con Abate in panchina, con Shevchenko a traghettare, con Mauro Tassotti. Con chi cazzo vi pare? Con chi cazzo vi pare? Basta che lo mandiamo a fanculo. Basta che lo mandiamo a fanculo perché non si capisce più un cazzo. Non si capisce più niente. Da gennaio non solo, quello quest'anno non ci ha capito un cazzo, letteralmente. Io sono mesi che lo vado a dire. I problemi di quello là sono sempre quelli, sempre gli stessi. La confusione tattica, perché non puoi partire con un modulo, poi lo cambi, poi lo ricambi ancora, fai cambi multipli perché non ci capisci un cazzo. Quella è la verità. Tutti gli altri allenatori fanno uno barra due cambi. Ma non 3 cambi consecutivi perché non ci stai capendo un'emerita mazza. Poi perché Adrie e Franks il campo non lo vedono manco quando facciamo letteralmente schifo? Saint-Maurice è uno scandalo. Balotelli è una schifezza totale. A noi se non ci stanno i titolari, la panchina non dà niente. Niente. Ribadisco, o si vince la Champions, ma anche se si vince la Champions, Maldini e Pioli devono andare a casa, perché questo campionato di merda, devono dimettersi, devono essere cacciati, perché il calciomercato è stato un fallimento totale. È stato un fallimento totale. Hanno soltanto, come ho sempre detto, la Champions per salvare la faccia. Adesso soltanto quella che si sta giocando, quella che si giocherà il prossimo mese. Perché stiamo letteralmente mandando a puttane la qualificazione all'anno prossimo. Letteralmente. O si suicidano gli altri, o andiamo a finire in Conference League e Pioli va a casa. Se finiamo settimi, contestazione, non uscitevi da Milanello. Non uscitevi da Milanello se finite settimi. Vergognatevi. Un approccio osceno, un approccio vergognoso. Molli, molli, molli. Abbiamo preso 2 gol da una squadra che non vinceva da settembre. Una squadra piena zeppa di gente che erano addirittura con dei problemi fisici. Non hanno fatto niente. 2 tiri in porta. 2 tiri in porta ci hanno fatto gol. 2 azioni ci hanno fatto gol. E meno male che abbiamo assimilato la difesa a 3. È un gol a brodo. È un gol a brodo. È un gol a brodo. Siamo in crisi, facciamo letteralmente schifo. Facciamo letteralmente schifo. Non è cambiato niente. Niente.
Stanno pensando alla Champions, soltanto quella che si sta giocando, ma stiamo letteralmente segno di presunzione, di non essere vincenti, di fare letteralmente schifo. Perché se vuoi essere vincente, devi vincere tutte le partite, non pensare soltanto a una competizione e mandi letteralmente a puttane tutto il resto. Uno scempio, quello che abbiamo visto oggi. Letteralmente uno scempio, a livello mentale, tattico, fisico, confusionari, senza un'idea, senza uno straccio di gioco. Questo in quattro mesi ha sputtanato un lavoro di 3 anni, da lui stesso creato. Ma è quello che combina Stefano Pioli in tutta la sua carriera, dove l'hanno cacciato ovunque, al terzo anno l'hanno mandato a fanculo o si è dimesso. Ma stasera se ha le palle si deve dimettere, ci vuole un segnale, una scossa. Mettiamo Ibrahimovic in banca e vinciamo tutto. Vinciamo tutte le partite, mettiamo Shevchenko, mettiamo Abate, paghiamo la clausola Brighton North End, prendiamo De Zerbi, paghiamo la clausola, prendiamo Italiano, ma salviamoci da questo schifo, perché quello non ci sta capendo un anno, è un anno intero che non ci ha capito letteralmente un cazzo, è un anno che non ci ha, 3 anni che non ci ha mai capito un cazzo a livello tattico. È un allenatore limitato che va in confusione, che prepara le partite a cazzo di cane. Perché non puoi preparare una partita con questo atteggiamento. Specie se ti stai giocando ancora un qualcosa, perché stai giocando la qualificazione Champions dell'anno prossimo. Tu devi dare un segnale. Con noi resuscitano pure i cadaveri. Così vince pure la Cremonese. Una partita veramente orrenda. Si salva solo il gol di zio che ha fatto il record, che ha battuto il record di Costa Curta. Il resto è una munnezza. La difesa e il centrocampo abbandonati a se stessi. Non c'è, la squadra è scollegata. Quando fai cambi non si capisce un cazzo e la squadra è confusionaria. Non c'è più un'idea di gioco, non c'è uno schema. I calci d'angolo vengono battuti a cazzo, non ne azzecchiamo mezzo. Tranne quello che ciò aveva colpito bene, ma ha parato la Silvestri. Non ci capisce letteralmente un cazzo. Non ci ha capito letteralmente niente. Stasera e non solo. Così il Napoli ce ne fa 10 in 3 partite. 10. Ci sono 2 settimane di sosta. Lo mandi a fanculo. Prendi qualcuno e prepari le partite come Cristo comanda. Via lui, via il suo staff, via Maldini, via tutti. Perché qualcuno deve dare delle risposte di questo mercato osceno che quando entra la gente dalla panchina non dà letteralmente un cazzo. A noi manca Teo Hernandez. Sai già che farei schifo. Se manca Leao, se manca un attaccante, noi facciamo letteralmente pena. Perché non si è fatto mercato, oltre a un allenatore che non ci capisce un cazzo. Ribadisco, questi sono i problemi del Milan. Un allenatore incapace, un mercato sceno, una dirigenza morta di fame, che non spende un euro. Così non si vince più. Ma anche se si vincesse la Champions, perché io stesso ho detto, per me la finale di Champions è Milan-Real. Pure se si vinciamo la Champions, quello deve andare a fare in culo. Lo si esonera lo stesso da campione d'Europa, lo si manda a fanculo per il campionato osceno che ha fatto, per la preparazione oscena che hanno fatto, per un campionato osceno. Questo campionato è osceno. Essere sesti in classifica, a rischio 7° posto, da campioni in Italia, vi dovete solo vergognare. Se finite in conference, vi contestiamo, non ci provate nemmeno. Se finite nella coppa dei morti di fame, nella coppa degli sbrigognati, dei 7° classificati, vi contestiamo, non vi azzardate nemmeno. Lasciamo stare la Champions, ma anche da campioni d'Europa, se esce il miracolo, quello deve andare a fare in culo. Perché quest'anno, e non solo, non ci ha mai capito un cazzo. Non ci ha mai capito niente. Oggi, parliamo di oggi,
partito col modulo, tra virgolette, nuovo, per poi sputtanarlo nel giro di pochi minuti e tornare al modulo del 4-2-3-1, poi mette due punte, fa il 4-4-2, perché non ci ha capito un emerito cazzo. Cioè, quello oggi ha fatto tre moduli in una partita, tre cambi dopo mezz'ora del secondo tempo, perché quelli stanno facendo letteralmente schifo. È stato veramente uno spettacolo immondo. Siamo ripiombati nel mese di gennaio, dove è successo tutto questo schifo. È una crisi, lui non ci capisce un cazzo, non riesce a dare un minimo di continuità, un minimo di serenità, un minimo... È la squadra che va avanti per inerzia, va avanti per scatti, per... ma non è più quel gruppo unito, non c'è più, non si vede. A tratti non si vede più quella meraviglia dello scorso anno o degli anni passati, quando alla fine, al mese di aprile, come al solito, per salvarsi dall'esodero. Perché anche gli anni scorsi, io ribadisco ancora, vi siete dimenticati tutta la munnezza che quella ha combinato gli anni passati, prima del mese di aprile e maggio. Quando negli anni scorsi, durante il giro di ritorno, ha fatto letteralmente schifo. Prima di arrivare a marzo e aprile, e a maggio. È ora di cambiare, non si può andare più avanti così. Colui che non ci capisce letteralmente un cazzo, perché stasera è stato... Adesso mi sto leggermente tranquillizzando, perché io sapevo che avremmo fatto schifo. Ma oggi è stato l'emblema, il manifesto della sua incompetenza. Del suo non capirci letteralmente niente. Parte col modulo nuovo, poi torna al modulo vecchio, poi mette due punte. Non si è capito letteralmente un cazzo. Non si è capito letteralmente niente. Non si è capito letteralmente niente. E la squadra si vede che non ci capisce niente, perché quando fai cambi, li rigetta, li rifiuta, si scollega, si sbilancia, è spaccato in tronconi, il centrocampo è abbandonato a se stesso, la difesa è scoperta, la squadra è lunga, ci fanno 3.000 contropiedi. Noi prendiamo delle ripartenze da cani e porci, perché non stiamo bene in campo. A noi ci ripartono chiunque ci riparte. Chiunque lascia la difesa con due cristiani, ma perché devi rimontare? Però ci deve essere un minimo di organizzazione. Non si batte un calcio d'angolo come si deve. Cioè, noi dobbiamo prendere la sberla per cominciare a giocare, perché approcciamo a cazzo di cane 3 anni ancora approcci sbagliati. Senza contare gli infortuni che la squadra non l'ha mai potuta avere al massimo, non l'hai mai potuta provare, non hai mai potuto avere la rosa al completo. Adesso anche con la rosa al completo lui continua a fare cazzate. È uno scempio. Esoneratelo. Tanto il tempo c'è. Ci sono 2 settimane di sosta. Lo mandi a fanculo. Prendi Abate, prendi Shevchenko, paghi la clausola e prendi Italiano. Vai a prendere Pocendino. C'è Luis Enrique a spasso. Lo prendi subito. Quello in 2 settimane ti trasforma tutto. Prendiamo un allenatore, hashtag prendiamo un allenatore, prendiamo chiunque. Ma questo ormai ha finito, non ci ha capito niente, non ci ha mai capito un cazzo. Mai capito un cazzo. Quest'anno soprattutto, per salvare il suo staff dal licenziamento in tronco, si è inventato un modulo che ha detto: abbiamo assimilato la difesa a 3, è un colabrodo, prendiamo dei gol assurdi. Con la difesa schierata noi buschiamo gol. In superiorità numerica in area di rigore ci fanno gol. Dei gol assurdi prendiamo noi. Cazzatelo, mandatelo a fanculo, io metto in ginocchio. Hashtag esonerate Stefano Pioli. Vi prego. Anche da campione d'Europa, pure che dovesse fare l'impresa sportiva. Anche se diventa campione d'Europa bisogna cambiare. Ma il tempo c'è. Ci sono 2 settimane. Hashtag Pioli out. Hashtag è finita. Ciao a tutti.